Futuro sempre più appeso ad un filo per la Scandonia Avellino. tutto passa dal 9 di luglio, giorno in cui il club dovrà pagare l'affiliazione alla Lega Basket Serie A oppure iscriversi a un campionato minore che sia di A2 o di Serie B. De Cesare è oggi inattivo, non può muoversi né gestire il patrimonio Sidigas, l'indagine lo blocca e con sé blocca anche il futuro dei suoi club. Per la Scandone sembra davvero esserci poco da fare perché, da un punto di vista legale, la Sidigas non può vendere il team, già che gli schierebbero gli acquirenti la revocatoria in caso di fallimento dell'azienda napoletana. Un giudizio definitivo non arriverà certamente lo prossimo 12 luglio, le tempistiche non sono neanche favorevoli alla scandone. Voci di corridoio parlano di un interessamento di un gruppo romano per i colori sociali bianco-verdi, ma in che modo ora con questi problemi giudiziari si possa pensare di organizzare una trattativa è impossibile da comprendere. Ed ecco che a questo punto, piuttosto che pensare a ciò che accadrà in settimana, sarebbe importante pensare a come far ripartire la palla a canistro che rischia davvero di chiudere.